Perfetto. Allora, buon pomeriggio a tutti. Oggi noi, come in parte già accennato da Alberto, faremo un velocissimo richiamo all'introduzione della lezione che è stata fatta il 26 maggio con Giustino Trincia e un velocissimo recall della lezione che avete fatto il 28 maggio invece con il buon Massimo Soraci. Quindi due velocissime cavalcate sul contesto di riferimento e sulle ragioni di questa formazione. Poi dedicheremo 30 minuti all'area specifica di oggi, che è l'area dell'abitare, altri 30 minuti per le domande e poi lasceremo interamente la parola all'area immigrazione, come preannunciato da Alberto, che ci parleranno delle novità introdotte col decreto legge del 19 maggio 2020 in materia di immigrazione sanatoria, irregolari ed altro. Concluderà la lezione o Don Ben o Massimo come in questo momento, vedremo. Dunque, alcune piccole istruzioni per l'uso molto veloci. Come ormai sapete, perché ve l'è stato detto già da Massimo e Giustino nelle precedenti lezioni, nessuno vi farà esami alla fine di questo corso. Non vi preoccupate di copiare queste slide, è molto meglio ascoltare e capire il più possibile. Domani le riceverete via mail, come è già accaduto in passato. La semplice accortezza di avere due fogli davanti a voi, uno per prendere appunti per eventuali domande e l'altro per scrivere le eventuali parole che non capiste e liberamente chiedetemele alla fine. Allora, cominciamo pure. Sicuramente nella prima lezione di martedì 26 maggio Giustino vi avrà parlato del contesto di riferimento, della crisi di sistema, del tempo che è differente e che pure non è sufficiente a spiegare in quale condizioni esattamente ci troviamo. Tutti ci siamo improvvisamente ritrovati dentro un brutto sogno che ci ha svelato quanto fossimo davvero fragili e indifesi, circondati da quelle che pensavamo fossero sicurezze non scalfibili, eppure frantumate in appena 2 mesi. Un autorevolissimo sociologo ha provato a definire la società reale in tempo di Covid con queste parole: una società irretita e iperconnessa, legata e disunita, onnipresente e lacerata, ripiena di segnali e smarrita, traboccante di informazioni in tempo reale e perduta nel deserto di una solitudine invincibile. Preoccupata dai dati personali, ma non ci sono più le persone. Con un garante della privacy, ma la privacy è scomparsa. Si sa tutto di tutti, ma non importa niente a nessuno. Allora, in questo contesto diventa per noi decisivo saper guardare l'albero senza perdere di vista il bosco. Abbiamo individuato, ve ne hanno parlato sia Giustino che la recall di Massimo giovedì scorso, che il problema più grosso per l'economia è legato all'incertezza sull'efficacia delle politiche adottate dai governi per fermare la diffusione del Covid-19. Ecco, ci sono una serie di stime che vengono fatte, l'ultima più aggiornata è quella del governatore della Banca d'Italia la settimana scorsa, che identifica la possibilità di un PIL, di un prodotto interno lordo per il 2020, in decrescita fra il 9 e il 12%. Il dato ufficiale è di 4,8 al primo trimestre del 2020, cioè al 31 marzo. Questo significa una cifra spaventosa, fra i 144 e i 190 miliardi di euro in meno per l'economia nazionale, una sorta di equivalente di sei pesanti, quindi non ordinarie, manovre finanziarie annuali nazionali, cioè una vera e propria recessione. Ora, se il tema grande è l'occupazione e il reddito da lavoro che vengono meno, il tema che si pone all'evidenza di tutti è il rischio per molte famiglie di una riduzione forte della spesa per consumo e di un aumento del risparmio precauzionale, cioè si spende di meno per mantenere da parte laddove ci sia bisogno, ci sia necessità, ci sia urgenza. Questo crea un blocco del ciclo economico, il ciclo economico della produzione va letteralmente in tilt. Nel marzo 2020 abbiamo avuto 30.000 occupati in meno del mese precedente, 121.000 in meno del mese di marzo. I posti di lavoro persi a marzo sono per 2/3 femminili e per 1/3 maschili. Questo significa che le aziende cominciano ad alleggerirsi della forza lavoro che ritengono meno essenziale, quindi le basse professionalità, i part-time, i tempi determinati, che più spesso sono donne. Nel secondo trimestre 2020 l'occupazione potrebbe contrarsi ulteriormente, ci sono 400.000 contratti in scadenza fra marzo e aprile 2020.
il prossimo 17 agosto scade il congelamento per legge dei licenziamenti. Allo stato attuale circa 7 milioni e mezzo di lavoratori sono sospesi interamente o parzialmente dal lavoro, cioè la famosa cassa integrazione in deroga o quella ordinaria. È il totale del 45% di tutti i lavoratori dipendenti. È il 3.000% in più rispetto al 2019. Oggi questi lavoratori sono classificati tali e non ancora disoccupati, perché ancora per qualche mese lo Stato, grazie al Fondo dell'Unione Europea, riesce a mantenerli in questo limbo statistico, ma in realtà la cassa integrazione è finanziata solo per 9 settimane, senza liquidità immediata alle imprese. Finita la cassa integrazione, la disoccupazione rischia livelli catastrofici. Ora, se nessuno si salva da solo, come Papa Francesco ci ha ripetuto più volte, anche noi Chiesa di Roma, che siamo coinvolti in questa generale mancanza di risorse, dobbiamo prepararci al dopo. Prepararci al dopo diventa decisivo per poter appunto pensare alle persone, prima di tutto. Ecco che siamo allora chiamati a gesti di concretezza. Giustino e Massimo vi hanno riferito all'inizio delle scorse elezioni che uno degli obiettivi è quello di diventare facilitatori. Facilitatori di cosa? Facilitatori di due processi ecclesiali. Il primo è quello di sviluppare una consapevolezza che per fronteggiare i problemi così grandi e difficili non basta essere soltanto generosi, aprirci e accogliere, secondo processo ecclesiale, a relazioni nuove che in queste settimane i nostri territori hanno testimoniato di esserci e di fare per chi meno ha e più è in difficoltà. Allora siamo chiamati a sentire come proprio il dolore dell'altro. Questa è la vera differenza. E in questo non dimenticare chi è rimasto indietro, abbiamo la necessità di ricordarci che tutti siamo fragili e nello stesso tempo tutti siamo uguali e quindi tutti preziosi. Allora la vera sfida non è più quella di elencare i mali, ma è di scegliere verso quale direzione procedere. Il nostro obiettivo, vi è stato già detto, è una cassetta degli attrezzi. Questa cassetta degli attrezzi l'abbiamo rappresentata in un manuale operativo sui diritti, una sorta di istruzioni per l'uso, contenente tematiche varie necessarie per gli operatori e volontari della Caritas e quindi per le comunità parrocchiali di Roma. Una raccolta che avremmo il piacere di definire esaustiva, ma che questo non può essere. È una raccolta di misure pubbliche messe in campo dalle istituzioni a livello nazionale, dalla Regione Lazio e dal Comune di Roma, per quanto ci riguarda. È un po' architettato questo manuale operativo con lo schema del rebus sic stantibus, cioè dentro ci trovate le cose che oggi valgono, che oggi sono in essere. E quindi questo imporrà, ecco il perché della richiesta di non stampare queste più di 200 pagine, ma di consultarle online quando verrà pubblicato sul sito la settimana prossima, di aggiornare il compito nostro costantemente questo manuale perché possiate avere lo strumento sempre attuale. Abbiamo detto che il manuale è diviso in tre grandi macro aree, quella dell'abitare di cui parliamo oggi, quella delle famiglie, genitori e persone che ha curato Giustino Trincia e quello del sostegno al reddito e alla liquidità che ha curato Massimo Solace e che sono stati oggetto delle due precedenti elezioni. Oggi trattiamo il tema dell'abitare, ma prima di entrarci diciamo una cosa con molta semplicità. Perché facciamo questo? Perché ci formiamo per questo? Perché c'è un gravissimo deficit di informazioni utili e di competenze che aumenta le diseguaglianze. In realtà molte di queste cose sono possibili, sono utilizzabili, queste misure pubbliche, attraverso sistemi informatici. Altre volte attraverso una conoscenza di base che proviamo a mettere a disposizione di tutti perché possono utilizzarla in favore di chi ha più bisogno. Eppure, proprio queste cose così semplici spesso non riescono ad essere agite, cioè non riescono ad essere utilizzabili perché mancano informazioni base. Ed è molto alto il rischio di sottovalutare che gli strumenti disponibili sono tanti, ma che ciò nonostante si possa cadere nella rassegnazione. Proviamo allora a entrare nel dettaglio. Ogni scheda tipo è composta da un criterio che risponde a 13 domande, che sono quelle che abbiamo esposto. Queste schede che riguardano l'abitare si raggruppano, diciamo, in tre temi. Il primo tema riguarda la rateizzazione del pagamento delle utenze, quelle del bollette di consumo di acqua, luce e gas. Bene, queste tre tipologie di bollette hanno una serie di agevolazioni che pochi conoscono. Ad esempio,
per le bollette di consumo dell'energia elettrica, pochissimi sanno che quando la bolletta supera 50 euro è rateizzabile. Ci sono dei casi nei quali questa è rateizzabile, noi spieghiamo quali sono, lo indichiamo con esattezza e lo stesso ragionamento vale per il gas. Per il gas, quando la bolletta risulta superiore al doppio del debito più elevato fatturato nelle bollette a stima, voi sapete che le bollette possono arrivare con una lettura effettiva o con una stima di lettura, beh, allora c'è la possibilità di ottenere un ricalcolo. E se per esempio dopo la precedente bolletta con un ricalcolo hai ricevuto due bollette stimate tra 28 e 30, il cliente può richiedere la rateizzazione nel caso in cui la successiva bolletta non superi un ricalcolo pari a 60 euro. Sono tutti dettagli. Ma vedete, certe volte la gente queste cose non le sa, non le conosce, e allora paga interamente la bolletta, magari si toglie quella piccola liquidità necessaria per fare altre cose, mentre invece è possibile creare un sistema di rateizzazione consentito dalla legge che ti consenta anche di mantenere un tasso di liquidità necessario. Lo stesso ragionamento con criteri diversi e con requisiti differenti vale per l'acqua. Anche questa è rateizzabile quando importi complessivi superano determinate cifre, che non sono altissime. Questi dettagli li trovate dentro il manuale operativo e questa era la prima delle misure dell'area dell'abitare. Poi abbiamo il tema degli sconti sull'importo da pagare per il consumo di acqua, luce e gas. Ecco, e questi sconti che sono stati introdotti dall'autorità regolatrice per l'energia, le reti e l'ambiente, che si chiama ARERA, variano spesso da aree del paese, da regioni a comuni. Ecco, la cosa è iniziata con l'azzeramento dell'obbligo di pagare alla scadenza le bollette per le aree delle cosiddette zone rosse fra la fine di febbraio e l'inizio di marzo, a cavallo fra Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, e poi si è estesa in forme e modi diversi presso le altre regioni con criteri differenziati a seconda di vari comuni. Questa autorità regolatrice è quella che è sopra, che è quella che è addetta alla regolamentazione delle tariffe e viaggia, opera in collaborazione con i comuni. Allora, mentre noi nella scheda vi abbiamo indicato quali sono le verifiche che bisogna fare per ottenere questi sconti, altrettanto abbiamo sentito la necessità di dire attenzione però, perché anche il sito dell'ARERA è un sito aggiornato in tempo reale ed è bene verificare ogni volta quando avete davanti la persona che ha bisogno di capire se può ottenere o meno questi sconti, verificare quanto e come è applicabile nel caso di specie per la persona e per il nucleo familiare che avete davanti. Inutile dire che fra i requisiti c'è spesso la verifica del reddito annuale ISE, che non debba superare determinati importi, così come altri tipi di necessaria identificazione documentale che sempre nella scheda vengono riportati. Abbiamo il grande tema delle locazioni. Quando parliamo delle locazioni parliamo anche delle sublocazioni e qui parliamo di una scheda che propone 10 fra misure pubbliche e rimedi legali. Un primo contributo per l'affitto del Comune di Roma, le cui domande erano presentabili sul portale Roma Capitale dal 27 aprile che è scaduto il 18 maggio, del quale tra poco parleremo nel dettaglio, bando che verrà o riaperto o nuovamente bandito, quindi è chiusa la prima fase, nel senso quella finanziata con i fondi messi a disposizione nel marzo 2020 dal Parlamento, dal governo prima e dal Parlamento poi, ma siccome quel fondo è stato rifinanziato a maggio, questo bando verrà sicuramente o riaperto o nuovamente bandito. Vi è il tema della legislazione di tutela del più debole, che ora affronteremo, vi è il tema degli sgravi fiscali per i commercianti che affittano un negozio della loro attività e ora anche per tutti coloro che affittano un immobile all'interno del quale svolgono la propria attività lavorativa e poi una serie di rimedi legali per ridurre, per sospendere il canone di locazione, per cedere dal contratto di locazione. Ecco, questa è la prima pagina della scheda sulle locazioni, una prima pagina con le prime 5 misure che abbiamo presso a poco indicato prima, questo Fondo Nazionale per il Sostegno all'Accesso all'Abitazione in Locazione, che ha apportato svariate decine di milioni col decreto di marzo, sia per finanziare il fondo stesso, fondo dal quale sono presi i soldi per il bando del Comune di Roma di sostegno agli affitti. Lo stesso fondo è stato rimpinguato con
altri 140 milioni con il decreto legge di maggio del 2020, è importante sapere da dove vengono questi soldi, perché ad esempio nel primo decreto di marzo ci sono anche i fondi per il pagamento della morosità incolpevole, soldi disponibili, ma ancora il Comune di Roma non ha fatto il bando per questa specifica misura della morosità incolpevole. Se voi andate sul sito Roma Capitale, in questa finestra non trovate un bando disponibile, mentre invece i soldi ci sono, quindi stanno arrivando, e quindi questo vuol dire che Roma Capitale aprirà un altro bando anche per questa misura. Il reddito di cittadinanza, misura numero 3, pochi sanno che il reddito di cittadinanza include anche una quota per il contributo per il pagamento dell'affitto. È fino a un massimo di 280 euro per i nuclei familiari unipersonali, con importi variabili a seconda della composizione del nucleo, ma esiste, pochissimi la utilizzano questa figura, eppure esiste. Si accede attraverso il sito dell'INPS, si fa tutto online ed è una misura facilmente accessibile, soprattutto per chi già ha ottenuto il reddito di cittadinanza, che sa quindi comperare all'interno di quella procedura informatizzata. Parlavamo del sostegno parziale al pagamento dei canoni di locazione. Questa è una misura comunale che vive di fondi trasferiti a livello nazionale alle regioni e poi ripartiti ai comuni. È collegata al punto 1, al fondo di cui parlavamo prima, ed è collegata a questo bando di Roma Capitale, che abbiamo detto essere stato aperto il 27 aprile con la domanda direttamente online sul portale Roma Capitale, che si è chiuso il 18 di maggio. Ma che, ripeto, siccome il 19 maggio, cioè il giorno dopo, il decreto legge pubblicato dal governo ha rimpinguato questa misura di 140 milioni, questo bando pubblicato a Roma Capitale verrà sicuramente o riaperto oppure ne verrà fatto uno nuovo. Quindi dobbiamo essere preparati a dire alle persone che hanno bisogno che ci sono altre possibilità delle quali potranno fare uso. Questo credito d'imposta per i locali commerciali ha avuto una modifica. A marzo valeva soltanto per i commercianti che affittavano gli immobili con categoria catastale C1, creava un credito d'imposta del 60%, ma nel decreto legge di maggio 2020, anche grazie a una delle 7 proposte che Caritas ha scritto e inviato al governo, questa misura è stata ampliata a tutti gli immobili, indipendentemente dalla categoria catastale, fatte salve determinate caratteristiche di lusso che non rientrano, per i soggetti che conducono questi immobili, che sono inquilini di questi immobili, dentro il quale svolgono un'attività lavorativa. Ecco, è importante il dettaglio che noi abbiamo fatto di queste cose, perché quando si andrà a parlare con la persona che avete davanti, voi avete una scheda di riferimento con i link di riferimento che sono richiamabili, con i modelli di riferimento della domanda possibile e con le richieste che sono personalizzabili sulla base di ciò che vi occorre. La misura 6 è una norma introdotta ex novo, nuova, detto ordinamento giuridico, nel decreto legge di marzo 2020, ora diventata legge 24 aprile numero 27, è la cosiddetta legislazione di tutela del più debole. Questa norma prevede, all'articolo 91, che quando il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, cioè a quello di marzo, cioè le misure di contenimento adottate in ragione dell'epidemia, determinano una impossibilità o una difficoltà da parte del debitore ad onorare un contratto, qualsivoglia contratto, queste difficoltà vengono interpretate in favore del debitore. Che cosa significa? Non significa che il debito viene estinto, significa che laddove il creditore, ad esempio, si rivolga all'autorità giudiziaria per escutere, cioè per eseguire la sanzione nei confronti del debitore che non abbia onorato un contratto, un pagamento, un debito, una rata, un mutuo, un adempimento derivante da quel contratto, l'autorità giudiziaria, utilizzando questa norma, è nella possibilità, per legge, di individuare con favore l'atteggiamento del debitore laddove la causa del debito, la causa del mancato adempimento, la causa della mancata capacità di onorare il contratto dipenda dal rispetto che il debitore ha assunto delle misure di contenimento del Covid-19. È una norma molto importante perché riguarda tutti, riguarda i soggetti conduttori di contratti di locazione che non riescono a pagare la rata, che non riescono a pagare il canone mensile, riguarda coloro che non riescono a pagare
le rate di mutui e finanziamenti, di cui vi ha già parlato Giustino Massimo Solari nel suo intervento precedente, riguarda coloro che non riescono a pagare rate per l'acquisto di beni di necessità o beni di non necessità, ma attenzione, riguarda anche ad esempio il datore di lavoro che non riesca a pagare il proprio dipendente perché non ha più soldi a causa del blocco della propria attività. Quindi è una norma sì importante, delicata, che è lasciata alla discrezionalità del magistrato, cioè dell'autorità giudiziaria adita dal creditore. Di certo significa ad esempio che laddove il rispetto delle misure di contenimento abbia impedito al debitore di annullare il contratto, il creditore non può agire per l'esecuzione del contratto con un decreto ingiuntivo piuttosto che con un pignoramento o d'altro nei confronti del debitore. E arriviamo ai rimedi. Abbiamo prospettato una serie di rimedi legali, plausibili e possibili, indicandovi e allegandovi i modelli di riferimento di questi rimedi, tutti ovviamente da personalizzare. Il primo è la richiesta del conduttore, dell'inquilino, rivolta al proprietario dell'immobile di ridurre il pagamento del canone a causa del coronavirus. È una richiesta unilaterale che si può fare sempre, ma è maggiormente rafforzata proprio da quella norma dell'articolo 91 di cui parlavo prima. In questo contesto è una norma utilizzabile per sostenere questa richiesta, e noi abbiamo prospettato due esempi di modelli, uno ovviamente per un contratto di locazione ad uso abitativo e l'altro per un contratto di locazione ad uso non abitativo, nel quale appunto il conduttore, l'inquilino, chiede al proprietario di ridurre il canone e semmai di arrivare ad un accordo consensuale di riduzione del canone di locazione. Ripeto, doppio modello, tutto da personalizzare. Vedete i modelli come sono prospettati, hanno delle note a piedi pagina che voi potete usare per riempire gli spazi vuoti della proposta in modo da personalizzarla appunto, e poi alla fine quando la stamperete cancellerete sia le note a piedi pagina che le note e le avvertenze per i redattori, in modo da poter essere utilizzabile direttamente dalla persona che avete ascoltato o sostenuto. Un secondo rimedio riguarda il pagamento parziale del canone da parte del conduttore. Mentre prima era una richiesta di ridurlo, qui è il conduttore, l'inquilino, che dice: guarda, io non posso pagare tutto, non ce la faccio. E non ce la faccio per n ragioni, fra cui c'è il Covid, fra cui c'è magari che non ho potuto lavorare, che la mia attività lavorativa è diminuita, che il mio datore di lavoro mi ha messo in cassa integrazione, che non lavoro più perché svolgo attività autonoma e sono stato bloccato. Ecco, queste cose vanno comunicate, però non si può pensare che il silenzio giustifichi una omissione. Allora suggeriamo un pagamento parziale, laddove sia questa la scelta del conduttore nei confronti del proprietario, ma messa in forma scritta, cioè in forma che ci sia una tracciabilità di quello che si dice. Quindi qui proponiamo i due modelli, ancora una volta, per un contratto di locazione a uso abitativo e per un contratto di locazione a uso non abitativo. Terzo rimedio è la richiesta del conduttore di sospendere del tutto il pagamento del canone, perché non riesce proprio a pagarlo a causa degli effetti collaterali del coronavirus. E anche qua prospettiamo la doppia ipotesi di modello per contratti di locazione a uso abitativo e per contratti di locazione a uso non abitativo. Ancora, suggeriamo un accordo consensuale per la riduzione del canone, cioè superare la fase della richiesta laddove ci sia un dialogo possibile con il proprietario, e quindi mettere insieme, nell'ottica della risoluzione pacifica di un conflitto inquilino e proprietario, conduttore e locatore, per addivenire ad un accordo di riduzione consensuale del canone che o modifichi interamente il contratto oppure che lo renda temporaneo, ma con una formalizzazione scritta che è del tutto necessaria anche in ragione degli effetti collaterali derivanti al proprietario rispetto all'Agenzia delle Entrate per il mancato introito, e anche per la dimostrazione pratica a futura memoria che il conduttore, l'inquilino, ha pagato di meno rispetto a quanto previsto dal contratto in ragione di un accordo intervenuto con il proprietario. Accordo che peraltro
Una volta che viene registrato, non ha bisogno di imposta di registro perché è esente sia l'imposta di bollo che dall'imposta di registro. E anche qui abbiamo prospettato due modelli di accordo integrativo consensuale per la riduzione del canone del contratto di locazione, sia per l'immobile a uso abitativo, sia per gli immobili a uso non abitativo. Ancora l'ipotesi invece di una risoluzione consensuale del contratto di locazione, cioè l'inquilino e il proprietario si mettono d'accordo per rinunciare reciprocamente ai termini di preavviso previsti dalla legge e dai contratti, creando così due risultati positivi allo stesso tempo, laddove questa sia la scelta che compiono entrambi. Il primo conduttore, l'inquilino, quello di non pagare più da subito il canone di locazione, e il proprietario, il locatore, di rientrare immediatamente il possesso del bene immobile, non evitando qualsiasi tipo di controversia, ma all'interno di un accordo di risoluzione consensuale, che anch'esso va registrato e che anch'esso va scritto nelle forme e nei modi dovuti. Anche qua vi presentiamo i due modelli da personalizzare, sia per l'uso abitativo, sia per l'uso non abitativo. Da ultimo, come rimedio esperibile, una lettera di recesso anticipato al contratto di locazione commerciale da parte del conduttore per gravi motivi che possono essere legati senz'altro all'ipotesi degli effetti collaterali derivanti dal Covid-19, dalle misure di contenimento, ma anche da altre ragioni che di volta in volta il conduttore ha necessità di esprimere all'interno di questa lettera di cessa affinché, qualora il proprietario voglia poi un giorno portarlo dinanzi all'autorità giudiziaria, potrà meglio declinare la giustificata ragione, il grave motivo che lo ha indotto all'essere di recesso anticipato rispetto alla durata prefissata del canone di locazione. E anche qua, ancora una volta, prospettiamo i due esempi di schede da personalizzare per la dichiarazione di recesso anticipato, sia per gli immobili a uso abitativo, sia per gli immobili a uso non abitativo. Da ultimo, e andiamo verso la chiusura, vi abbiamo allegato anche il modello per la registrazione che, una volta compilato, si può mandare per chi l'avesse direttamente via PEC oppure depositare per il protocollo e la successiva registrazione presso l'ufficio competente, l'Agenzia delle Entrate, quando queste riapriranno, anche se oggi sono aperte per il solo deposito del protocollo. Che cosa vi chiediamo? E stiamo finendo. Beh, vi chiediamo di non pensare che le cose che vi abbiamo detto oggi in questa lezione, nelle due precedenti, rappresentino un servizio che possono fare soltanto persone che già sono addette a questo tipo di lavori, avvocati, notai, giuristi, professori, insomma persone con un livello di cultura medio-alta da poter consentire ciò. In realtà non è così. In realtà il modello operativo è offerto in una modalità molto leggibile, molto utilizzabile, molto duttile, con molti link di riferimento, collegamenti ipertestuali. Noi ci prendiamo l'impegno di aggiornarlo costantemente, come tra poco ripeterò, ma in realtà vi chiediamo qualcosa di molto preciso, e cioè vi chiediamo di mettere in pratica le uniche qualità che questo servizio chiede: il Vangelo, i poveri nel cuore, l'umiltà di apprendere, perdonateci, la scrupolosa attenzione nel fare. Ecco, il fare e il modo in cui agite nel fare diventa decisivo, perché fare le cose con la mano sinistra non aiuta nessuno. Andare di fretta peggiora di solito il servizio e il sostegno che si vuole dare. La qualità del fare è decisivo. So che sono già armi e frecce nel vostro arco, ma diventa fondamentale rammentarlo. Noi stessi, come abbiamo detto, non intendiamo abbandonare nessuno. Riceverete questo file domani, riceverete il file in PDF del manuale operativo dalla direzione. Verosimilmente dall'8 giugno sarà online e poi sarà costantemente aggiornato. Noi ci impegniamo in un'azione di tutoraggio dei centri di ascolto, quesiti, approfondimenti. Qualcuno ha già scritto, abbiamo già risposto, ma soprattutto questo aggiornamento periodico che in questa fase medio-lunga di legislazione, costantemente in evoluzione per tanti motivi, è decisivo e necessario per potersi ritrovare all'interno di questo schema. Ecco, allora grazie per la vostra attenzione e per la vostra pazienza. Di sotto voi trovate questo indirizzo di un'email chiamata coordinamento covid@caritasroma.it, che
che potete annotarvi e che ritroverete, già l'avete negli altri due file di slide che avete ricevuto le lezioni precedenti, per suggerimenti, proposte, chiarimenti, critiche, che vi esortiamo ad inviarci per migliorare il nostro servizio e per essere maggiormente utile con il vostro feedback. Ripeto, coordinamento Covid, chiocciola caritasroma.it, che ormai dovrebbe essere a voi tutti molto nota.